Si giocava ad alba. Ripresa cinematografica del Novecento. Si continua a giocare ad alba e sempre al pallone elastico. Qui si nasce con questo sport nel sangue. Ogni angolo della città amalgama nel suo profumo di terra monferrina le voci, i suoni di queste partite. Il pallone a pugno è il successore di quello a bracciale. Per le glorie passate Alba cita De Amicis e le sue invettive contro i profani. Per le glorie presenti parlano i muri. Augusto Manzo è stato il fenomeno galvanizzante del pallone elastico. E ancora oggi, a 40 anni, è il campione italiano. Ci mostra come prima veniva infilato il guanto per il bracciale. E ora ci mostra che cos'è una battuta come si deve. L'arbitro è munito anche di una canna per segnare l'arrivo della palla. Un alto muro incombe sugli sferi steri per offrire varianti al rimpallo. Due squadre di quattro uomini si affrontano, un battitore, una spalla e due terzini. Si tratta di battere e respingere il pallone a volo, oppure al primo rimbalzo. Traiettorie che tolgono il fiato quando un pugno di ferro batte fino a 80 metri. Al gioco del pallone si vince e si perde anche fuori del campo, e non solo a denaro, ma a parole.